queste poesie che avevo, il materiale per scrivere questo nuovo poema, e c'era un fatto di cronaca, un naufragio con 300 morti che mi aveva particolarmente colpito, e quindi quello che voi sentirete adesso, il racconto che fa il migrante ripescato, è il racconto che fece un collega giornalista della cronaca, insomma, su Repubblica, raccontando insomma quello che era successo. Alto il faro faceva apparire nel cielo sgombro una luna mobile, e l'orizzonte sembrava sparire dalla nafta inghiottito, là immobile, in cui miliardi di morti gettavano tutto ciò che non stimassero nobile. Al largo il santo scorse che pescavano Sant'Andrea con San Giacomo, il fratello di Giovanni, con cui non si parlavano da quando in groppa un asinello partì a portare la parola in Asia. Apostoli, incontrarvi è così bello, a voi che siete per antonomasia dei pescatori d'uomini, esordì l'Evangelista, vederti in estasia. E mi rende curioso, che fai qui, se non hai mai avuto un momento in 2000 e più anni per chi da bimbo incorreva foglie e vento insieme a te, rimbrottò con sarcasmo Giacomo, e so sul bastimento una paranza, esibendo lo spasmo di braccia poderose. Nelle reti non c'erano pesci. Privi di entusiasmo, infreddoliti e con occhi mansueti, c'erano uomini strappati all'onde, spume alla bocca d'abissi inquieti. Devo sapere se in acque poco fonde, disse Giovanni mostrando il giornale, dita di sciabo, sciabica molto feconde, han preso questo in foto, il mio sodale, rispose Andrea, tra i due il più pacato. Scappava via dal disagio sociale, da fame e guerra, fu questo il suo fato? Non credo. È meglio che non ti incanti, che questo peschereccio sgangherato l'anime solo pesca i migranti. Il santo, insoddisfatto, si lanciò come un pazzo su alcuni davanti. Poi, ascoltate, là sotto passò questo volto qua nell'atra salsedine, e quasi non capisse. Uno parlò, l'acqua saliva da un'intercapedine, ed il motore era in avaria. La paura sibilò come torpedine. Così a qualcuno venne la follia di accendere nel buio una coperta per segnalare alle barche una scia. La richiesta d'aiuto andò deserta, il gasolio nell'aria divampò sul lato dell'imbarcazione incerta, cesta irrequieta che si rovesciò. Pure i compagni, tutti giù, rovesci, e dentro un gorgo ghiotto affondò. Insisté il santo, a capirmi riesci? Qual è il tuo nome? Rispose l'esausto, non lo so. Me l'hanno mangiato i pesci, mentre il gelo, col suo guanto infausto, avido s'aggrappava alla mia coscia. Riposa sul fondale un olocausto, e tenui prende coralli d'angoscia. Giovanni, che era stato egoista, si placò come un petto s'affloscia, e affermò commosso, lo scafista, pacando starà già il fio inumano su quelle navi. Ero io lo scafista, disse quel volto, campo senza grano, figlio dell'ebano che stria le notti e della siccità che uccide piano. Poi chiese ad Andrea, dove ci ha condotti il nostro baratro blu? Quella là è l'Europa per cui fece fagotti la parte triste dell'umanità. L'apostolo rispose sconsolato, purtroppo la crudele verità è che sei all'inferno approdato. Quello si rituffò nel mare tetro, avendo le parole equivocato, pensò di essere tornato indietro al suo inferno da cui era fuggito sfidando piccolo mare di vetro. Grazie. Grazie, grazie mille.